Noi viviamo in Europa e l'Europa si è comportata tutta differentemente. A noi ci stanno imponendo una sorta di lockdown, perché dai, parliamoci chiaro, io vedo le strade, vedo i locali, non c'è nessuno rispetto a quello che dovrebbe essere, anche questa limitazione, girare imbavagliati, mascherati, io per esempio non lo posso fare perché dopo 2 minuti mi si annebbia la vista, quindi preferisco evitare, mi considero agli arresti domiciliari, io faccio ufficio, casa, evito, mi considero agli arresti e lo accetto fin quando questa cosa non finirà, preferisco fare questo piuttosto che andare a sentirmi un pagliaccio in mezzo a questa gente con questi stracci in faccia. Io mi sento un pagliaccio perché non essendoci omologazioni sulle mascherine, modo di indossarle eccetera, e studi certificati che dicono che addirittura le particelle che poi noi inaliamo sono peggio del coronavirus o peggio addirittura del fumo di sigaretta, addirittura c'è scritto su documenti ufficiali pubblicati, poi domani mattina ne parleremo. Ecco, quindi mi sento ridicolo, non lo faccio. Ecco, quindi noi abbiamo un'economia alla distruzione, mentre altri paesi, vedi la Svezia, ad esempio la Germania, questa cosa non accade. Allora, il politico cosa dovrebbe fare? Dovrebbe dire, va bene, dobbiamo stare tutti chiusi dentro casa un anno, oppure vogliamo fare il lockdown, chiudiamo le attività, va bene, facciamolo, ma ci deve essere un ristoro. Significa che l'economia deve fare stop, premere un pulsante di stop, va bene, e riprendere, azzerare i contenziosi, azzerare i debiti, fare una sorta di giubileo generale. Dice, può lavorare solo Amazon, benissimo, va bene. Però significa che allora Amazon non è che lavora e si incassa migliaia di miliardi, cioè, scusate, ma ridistribuisce il denaro alla gente, cioè si fa una sorta di mutualità planetaria, mondiale, in modo tale che siccome se è necessario vivere in questo modo, significa che c'è un problema, ma deve essere generalizzato, no? Che in Italia una cosa, in Germania un'altra, in Svezia un'altra, negli Stati Uniti un'altra, per cui noi ci troviamo con l'economia sotto un treno. Arriva il cinese, l'americano, ci si ricompra tutti e noi domani mattina buonanotte. Allora, insomma, ecco la politica, Enrico, a cosa serve. Ah, perché o una verità è vera dappertutto o non è vera. Guarda Fabio, sei stato molto chiaro. Allora, la vera, diciamo, limitazione della libertà è questo bombardamento mediatico pressante. Questo è chiaro che agisce sulla psiche, una violenza che agisce sulla psiche, monocorde, con voglio dire questo tam-tam tampureggiante che affligge la mente. Ma io credo che quello che tu stai presentando è proprio il cuore del problema, perché questi signori adesso si stanno limitando a fare tagli e chiusure, mentre avremmo bisogno di prospettive e riforme, che sono due cose diametralmente opposte. Mi spiego ancora meglio. Quando si parla di diritto alla salute, forse la gente trascura il fatto che la prevenzione è soltanto un corollario, un riflesso, un mero riflesso. Il diritto alla salute è il diritto alla cura. Per cui io quando sento che una regione prima del lockdown aveva, credo, 97 posti in terapia intensiva e dopo 10 mesi ha ancora 97 posti in terapia intensiva e quindi oggi le ASL non rispondono più, probabilmente c'è, voglio dire, una pressione forte sulle strutture ospedaliere. Probabilmente per un tampone servono 3 giorni e soltanto te lo fanno in casi straordinari, forse quando è tardi, perché il professore che ha parlato precedentemente ci ha fatto capire quanto è importante la tempestività nel momento in cui questo malanno aggredisce un corpo debole. Ecco, allora, quando tu ti rendi conto che per la cura non è stato fatto quasi nulla per implementare quelle che sono le risorse umane, parlo di infermieri, anestesisti, anzi ce li abbiamo in piazza che protestano perché sono stati maltrattati nel periodo precedente, o per implementare quelle che sono le strutture che consentono di poter allocare queste risorse, questi esseri umani, questi pazienti, no?
e garantirgli la cura sia in una fase medio critica che in una fase piuttosto invece più, voglio dire, più delicata, che può essere quella della terapia intensiva. E nel frattempo noi abbiamo bisogno di strumenti alternativi, si fa il lavoro a distanza. Il lavoro a distanza deve essere pianificato, devono essere elaborati quelli che sono i criteri per definire il fabbisogno reale di quell'amministrazione. Come tradurre quel fabbisogno reale in un lavoro che si può compiere da casa? Quali sono gli strumenti della tecnologia che debbono essere utilizzati? Come farlo? Come approntare le opportune verifiche circa, voglio dire, il carico di lavoro che ti è stato affidato? Ecco, tutto questo che riguarda, dovrebbe riguardare ogni settore. Sì, ma questo lo dovrebbe fare un gruppo di lavoro intelligente, ma a me questa cosa fa ridere. Adesso purtroppo dobbiamo chiudere, Enrico, se no Francesco ci butta fuori. No, vabbè, scherzo. Però voglio dire, il problema è che, ma scusate, ma non è stato fatto sino adesso, non è stato fatto sino ad ora. Questo è un discorso che può fare un governo che sa quello che fa. Consapevole delle cose che debbono essere fatte. A me sembra che purtroppo tutto questo non sia stato fatto, neanche a copiare dagli altri stati che hanno avuto attenzioni differenti da questo punto di vista, Enrico. Però il problema che pone Enrico è un problema reale, è un problema di organizzazione, ma per avere l'organizzazione devi avere la competenza per organizzare. Se non hai quella competenza, perché non sei fatto per quelle cose, sei fatto solo per chiudere, bloccare, sigillare, uccidere, è chiaro che non è che possiamo chiedere a una persona, una volta si diceva, sai, nelle campagne, non possiamo chiedere a un albero di pere di che fare le ciliegie. Quello le pere fa, le ciliegie non le fa. E quindi se le persone che avete in questo caso votato non sono capaci a produrre ciliegie, mangiatevi le pere. Io più di questo, Enrico, cosa vuoi che dico? Cioè, è la conclusione alla quale dobbiamo. Se gli altri paesi hanno risolto il problema, io adesso non abbiamo tempo, ma lo faremo magari, spero, domani. Cioè, il premier svedese e il suo capo, diciamo, della sanità hanno spiegato, non mi ricordo neanche come si chiama, ecco, hanno spiegato che con molta umiltà loro non sanno se la loro soluzione è quella reale, definitiva, eccetera, però fino adesso gli va bene e la loro economia non è stata intaccata. Se ci dovesse essere un problema sono pronti a fronteggiare, ma la strategia, tanto bistrattata da tutti, oggi sta pagando. Ecco, però loro hanno avuto una visione che probabilmente, no? Qui abbiamo l'unica visione, che è quella di chiamare Elkan, fargli produrre 20 milioni di mascherine al giorno e ficcarcele in faccia, anche se non servono a niente, tra l'altro sono di carta straccia, inutile completamente, pagate dal contribuente, con tanto di pubblicità sui giornali degli stessi proprietari. Io insisto su questo argomento perché, scusate Enrico, ma il conflitto, Fabio, di interesse, Fabio, rimane sempre il problema più grande del nostro paese, il conflitto di interesse. Certo. Fabio, proprio due minuti, proprio un minuto, anzi, proprio per chiarire un concetto. Il fatto che non sappiano, non abbiano neanche la consapevolezza di quello che scrivono, è che si licenziano dei DPCM che poi debbono essere interpretati quasi a piacimento dai sindaci. Cioè loro non danno neanche le prescrizioni, perché quei provvedimenti, quei quattro provvedimenti che emanano, che sono tagli e chiusure, come debbono essere applicati. Cioè diventano dei provvedimenti talmente generici, talmente astrusi, talmente contraddittori, che è come a dire, vabbè, noi li dobbiamo licenziare per far vedere che qualcosa stiamo facendo, ma poi per il resto come attuarli pensateci voi. C'è una deresponsabilizzazione completa. Ma guardate che ormai il paese lo tengono soltanto questi avamposti locali. Scusami Enrico, proprio veramente per chiudere, ma come? Ma la politica che è stata eletta, hanno messo i ministri, i sottosegretari, i dirigenti all'interno dei ministeri e poi mi nomini
le commissioni esterne, le task force, che poi che cosa hanno portato le task force? Cosa hanno portato le task force? Solamente sborsi, i conflitti di interesse colossali, non parliamo Colao, Arcuri, cioè conflitti di interessi che ma li riconoscono anche i bambini. Allora, quindi noi paghiamo già ministri, li abbiamo eletti, sottosegretari, ripeto, consulenti, eccetera, più task force, eccetera, per avere cosa? Una distruzione dell'economia e soprattutto una male interpretazione della politica dei dati che non solo questi burocrati di questo CTS danno, ma anche altri veri esperti mondiali. Tu devi considerare tutto e tutti, altrimenti non si chiama scienza, si chiama tecnocrazia, si chiama sanitocrazia e si chiama CTSocrazia, non è più una democrazia, perché poi il governante deve fare un sunto di tutto e dire no, si fa così. Guardo il grafico, Fabio. Ma quanta gente muore? Quelli di prima? Beh, allora significa il Covid si è sostituito a un'altra malattia. Quello che conta è che la popolazione rimane, cioè, capito? Questo deve fare il politico, Fabio. Al netto delle chiacchiere che potrebbero avere un interesse anche terzo da parte dei capito? Certo. Di Tizio Fabio, proprio 10 secondi. Pensare, eravamo abituati a tutto, ma vedere la nomina di un ministro il quale nomina il suo sostituto che deve deputato a fare quello che dovrebbe fare egli stesso, non ci eravamo mai arrivati a questo. No, mai, io non ho mai visto una cosa del genere. Significa che tu ti sei autocensurato, cioè dovresti toglierti lo stipendio. Che sei inutile, vai a casa. Certificazione della tua inutilità. Esatto, questo, hai capito Francesco? Cioè, e questa cosa è gravissima. Gravissima, esatto. Vabbè. Grazie Enrico, dai. Enrico, buon lavoro. Buona giornata a tutti. Purtroppo la vita ci ha abituati tutti ad assistere a mille e altre mille di episodi come questo, in cui c'è un'incongruità tra quello che ci viene detto e quello che viene svolto, le istituzioni che si arricchiscono di figure e poi hanno bisogno di andare a recuperare altre figure esterne. Che peraltro non gli forniscono neanche l'aiuto che dovrebbero, perché hanno conflitti di interessi e quindi fanno solo i loro interessi. Ma comunque è sbagliato, in ogni caso non puoi sbagliato. Chiamare Colau. Cioè, quello è un manager privato, ma fa gli interessi privati. Visto che tu hai la possibilità di arricchire l'organico, è sbagliato andare a cercarne di nuovo. Francesco, la logica vorrebbe che il cittadino elegge deputati, senatori, persone che lo rappresentano per bilanciare gli interessi fra il cittadino, il popolo, le industrie, i produttori di beni e servizi, eccetera, eccetera. Questo è il bilanciamento. Capito? Se invece noi affidiamo a chi produce le cose, non solo la comunicazione addirittura come nel caso dei giornali, riviste eccetera, ma addirittura il governo, ci siamo messi nelle mani di persone che ci renderanno necessariamente schiavi, cosa che piano piano stiamo diventando. E non solo, anche in un periodo come questo, dove esiste un problema sanitario, quel problema sanitario viene acchiappato proprio e preso proprio dagli speculatori per fare ancora più denaro. E infatti i paperoni si stanno arricchendo sempre di più e il popolo si sta impoverendo. Questo è il risultato finale.